9-10 ottobre, il Santa Barbara di Ponte Aegola, nel comune di San Miniato, provincia di Pisa, ospita il Trofeo delle Regioni Alberto Morresi 2021 di motocross. Cielo sereno e pista che si presenta in condizioni ideali grazie al lavoro sempre eccezionale del motoclub Pellicorse. Si tratta di un ritorno, quello del Trofeo Morresi, dopo la cancellazione dell'edizione 2020 per via della pandemia di Covid. E anche quest'anno la Federazione Motociclistica Italiana decide di accorpare alla gara dei grandi anche il Trofeo Marinoni di minicross, come già accaduto a Mantova nel 2019. Sì, questa diciamo che per noi e per tutto l'ambiente è la festa che celebra il motocross nazionale. Riusciamo ad avere tutte le regioni con la nuova formula piccoli e grandi e quindi è festa bellissima che non vediamo l'ora di far iniziare. La scelta della pista di Ponte Aegola, una delle piste storiche del motocross italiano, una garanzia? Sì, la scelta di Ponte Aegola è una garanzia perché per una gara del genere è richiesta una organizzazione di alto livello, visti i tempi stretti, una pista che permetta poi di poter correre con diverse condizioni atmosferiche e soprattutto degli spazi molto grandi per ospitare tutte le regioni. Domanda d'obbligo, sei anche tenuto a non rispondere, però il pronostico, chi vince? Non ho idea, sicuramente vince il migliore. Diplomatico al massimo, grazie Roberto Rustichelli. Grazie a voi e buon divertimento. Nel 2019 ad aggiudicarsi il Morresi fu il Piemonte, che adesso alla cerimonia di presentazione delle squadre riconsegna il trofeo al presidente della FMI Giovanni Copioli. Sono 18 le rappresentative regionali in gara, tutte sfilano al sabato mattina prima dell'inizio delle qualifiche. Insieme sia i piccoli del minicross che i piloti di motocross che si contenderanno il trofeo Morresi, quest'anno divisi in tre categorie, 125, MX2 e MX1. Prima manche 125, la regione in pole position è la Lombardia, ma lo scatto migliore è della Toscana con Brandini, poi Palombini, mentre l'emiliano Biserni è protagonista di un volo pauroso, per fortuna senza conseguenze né per sé né per tutti gli altri piloti coinvolti in questa ammucchiata. In testa intanto col numero 20 Fabio Massimo Palombini del Lazio, poi due Toscana, Brandini secondo, Cipriani terzo, quarto un altro laziale, il veterano Compagnone, e quinto per la Campania Sandulli. Sandulli che però viene attaccato ora da Brilli, portacolori della Lombardia, che sta rimontando. Fabio Massimo Palombini al comando, controlla la gara per lui e per il Lazio, situazione ideale. Dietro di lui adesso c'è Cipriani, mentre Brandini perde posizioni, superato anche da Compagnone, ed è attaccato poi da Brilli, Cassibba per la Sicilia e l'altro lombardo Volpicelli. Ecco che Brilli supera Brandini, la stessa cosa faranno poi poco dopo Cassibba e Volpicelli, quindi Brandini chiuderà la gara in ottava posizione. Anche Compagnone accusa un po' di fatica, eccolo che viene superato da Brilli che quindi passa terzo, Cassibba resta quinto, poi c'è Volpicelli in sesta posizione. Fasi finali con Palombini sempre in testa per il Lazio, Cipriani ottimo secondo invece per la Toscana, mentre Brilli rimane in terza posizione con Cassibba e Volpicelli che però, come detto, hanno superato Compagnone che invece è in sesta posizione, tira un po' il fiato il 44enne inossidabile veterano attaccato dall'umbro Cardaccia. Whip per il Lazio e per Fabio Massimo Palombini che vince questa manche, Cipriani termina secondo per la Toscana e Volpicelli, formidabile, terzo per la Lombardia. Quindi Lazio in testa dopo la prima manche, ma alla partenza della gara della MX1, seconda di giornata, è davanti a tutti Folli per l'Emilia Romagna, seguito da Martelli della Lombardia. Folli quindi, poi Martelli, poi Trento con Borz, Piemonte con Daniello e Lombardia con D'Angelo. Martelli va subito all'attacco di Folli e prova ad andare in fuga. Alle spalle del pilota lombardo ci va già Luca Borz, mentre Folli viene attaccato anche da Guarise per il Veneto, poi c'è D'Angelo, Daniello, Oteri per la Sicilia e Brugnoni, ottavo per il Lazio, che quindi deve recuperare. Martelli e Borz, quindi Lombardia e provincia di Trento allungano in prima e seconda posizione, ma Borz, pur cercando di restare vicino a Martelli, non riesce ad attaccarlo.
più tranquillo è Guarise, che è terzo, mentre in quarta posizione ottimo lavoro di Brugnoni per il Lazio, con Oteri che è quinto e D'Angelo sesto, che comincia a perdere posizioni, verrà superato anche da Daniello. Chi non rallenta ha fatto invece Oteri, scatenato nel finale, il siciliano supera Brugnoni, si porta quindi in quarta posizione. Martelli continua a controllare la gara, ha allungato un po' il suo vantaggio nei confronti di Borz e quindi può permettersi di fare gli ultimi giri in scioltezza. Borz dal canto suo ottiene la seconda posizione per Trento, mentre Guarise è costretto a forzare fino all'ultimo per difendere il suo terzo posto dagli attacchi di uno scatenato Oteri. Nessun problema, come detto, per Martelli, che con questo risultato riporta la Lombardia al comando. Secondo c'è Borz, terzo Guarise, quarto Oteri e quinto Brugnoni per il Lazio. MX2, prima manche, parte in testa Pasqualini per il Veneto davanti a Ulivi per il Piemonte e Facca per il Lazio. Manuel Ulivi, col numero 1 dei campioni in carica, appunto del Piemonte, rompe gli indugi, passa il comando e inizia ad allungare. Pasqualini è secondo davanti al compagno di squadra Ermini, mentre Facca deve combattere con Arbini della Lombardia per la quarta posizione. Manuel Ulivi sta facendo il vuoto alle sue spalle, mentre dietro infuria la battaglia con Pasqualini attaccato da Ermini, mentre Facca è quarto, quinto Arbini e sesto in rimonta Emanuele Alberio della Lombardia. Mentre per Ulivi la gara sembra relativamente tranquilla, il piemontese ha un gran vantaggio sugli inseguitori, alle sue spalle succede di tutto. Mette una marcia in più Emanuele Alberio, che si porta al secondo posto per la Lombardia. Terzo ora c'è Pasqualini, poi c'è Ermini e in quinta posizione Facca. Pasqualini però continuerà ad arretrare, infatti da dietro arriva poi anche Mario Tamai, che qui vediamo scavalcare Facca per la Liguria, e anche il campano Borrozzino. Rimane terzo Paolo Ermini, attaccato da Tamai fino all'ultimo, mentre per la quinta posizione Borrozzino della Campania scavalca Facca, che quindi termina sesto per il Lazio. Risultato buono per la Lombardia, ma anche per il Piemonte. Vince Ulivi, seconda posizione per Alberio, che quindi ottiene un ottimo risultato di squadra. Terzo posto in volata per Ermini, che con grinta riesce a portare a casa tre punti per il Veneto. Quarto Tamai. E quindi al termine delle prime manche c'è in testa la Lombardia con 6 punti, Lazio è secondo con 12, poi Veneto a 17, Toscana a 18 e Sicilia a 21. Questa è la top 5 provvisoria, ma è il momento della seconda manche della 125. In fondo al rettilineo di partenza ci sono Sandulli per la Campania e Palombini per il Lazio appaiati, mentre nelle retrovie si verifica una mucchiata che però non coinvolge nessuno dei protagonisti più attesi. Solite fasi convulse all'avvio, quindi in testa adesso c'è Di Crescenzo per l'Abruzzo, Palombini è secondo, mentre Sadowski per le Marche attacca Sandulli insieme a Compagnone per il Lazio. Terzetto al comando si forma dopo pochissimi passaggi: Di Crescenzo, Palombini e Sadowski, quindi Abruzzo, Lazio e Marche nelle prime tre posizioni. Sandulli si volta e lascia la strada anche a Compagnone, mentre la Lombardia è messa male con il suo miglior pilota, che è Gazzano, solo decimo e quindi costretto a recuperare. Stile aggressivo sia per Di Crescenzo che Palombini con l'aziale che fiuta l'avversario, la situazione propizia e va all'attacco. Sadowski rimane a guardare, ma la situazione cambia nel giro di poco. Palombini adesso è in testa, Sadowski è secondo, Di Crescenzo è terzo e sta per essere raggiunto da Compagnone in quarta posizione. Poi c'è Cardaccia per l'Umbria quinto, al sesto posto continua un'ottima rimonta Gazzano. Colpo di scena nel finale, Palombini ha un problema, un freno, deve rallentare. Sadowski quindi passa al comando e va a vincere per le Marche. Compagnone dal canto suo fa il miracolo e per il Lazio strappa la seconda posizione a Di Crescenzo, limitando al massimo i danni, visto che Palombini era in testa. Anche Gazzano fa un'impresa, termina quarto alle spalle di Di Crescenzo. Cipriani, grande rimonta per lui in quinta posizione, e Palombini solo sesto, ma comunque miglior punteggio per quanto riguarda i piloti della 125. Praticamente la prima manche sì, l'abbiamo vinta molto tranquillamente. La seconda manche, per fare un doppiaggio, ho fatto un contatto con un doppiato e purtroppo non so cosa è successo, non frena più dietro. Non avevo più il freno dietro. Va bene, comunque complimenti, punti importanti per il Lazio, anche con Felice che ha fatto secondo. Sì, sono molto contento anche per Felice.
che è riuscita ad ottenere questo bel posto. Sono molto contento, dai, un bel gioco di squadra. È il momento della seconda manche conclusiva della MX1, stavolta Oteri per la Sicilia indovina lo scatto buono ed è al comando, seguito da Martelli, Guarise e Borz. Primo giro con Oteri che difende coi denti la prima posizione per la sua Sicilia, ma Martelli cerca il sorpasso in ogni punto. Poi c'è Guarise per il Veneto, Borz per la provincia di Trento e quinto Brugnoni per il Lazio. Si fa vedere anche il Molise con un grande avvio di Pignoli, che però poi perderà posizioni. Nel frattempo Martelli, dopo un pressing fortissimo, riesce a scavalcare Oteri e a portarsi in testa per la Lombardia. Il siciliano adesso è attaccato da Guarise, che sembra più carico rispetto alla prima manche. Infatti il Veneto non perde tempo, scavalca Oteri e si porta all'inseguimento di Martelli, mentre Oteri deve guardarsi dagli attacchi di Luca Borz per la provincia di Trento. Brugnoni per il Lazio, quinto, limita i danni ma non riesce a tenere il passo dei primi quattro al comando. Bellissima la battaglia per la prima posizione, Martelli e Guarise si scambiano colpi praticamente fino all'ultimo. Guarise riesce anche a passare per un po' al comando, ma il pilota lombardo nel finale si riprende, supera di nuovo il Veneto e questa volta in maniera definitiva, andando quindi a centrare la vittoria anche in questa seconda manche. Doppietta, come detto, per Martelli, poi Veneto secondo con Guarise, terza Sicilia, quarto Trentino. Prestazione fantastica! Grazie anche ai miei compagni che le manche precedenti hanno dato tutto, veramente tutto. E mi è venuta voglia veramente anche a me di dare fino all'ultimo goccio di sangue che avevo nel mio corpo. Cotto, adesso sono cotto. Però bisogna aspettare Alberio, che sicuramente farà una grandissima gara. Infatti adesso con questo tuo risultato un'ipoteca importante sulla vittoria della Lombardia, però non si può mai dire. Certo, non si può mai dire, ma sono fiducioso dei miei compagni e faranno sicuramente un'ottima gara, tutte e tre. Parte la manche decisiva per l'assegnazione del trofeo Alberto Morresi. La Lombardia ha un buon vantaggio da gestire sul Lazio, ma al via lo spunto migliore di Ciabatti per la Toscana, poi Ulivi e Lazio terzo con Facca. Ulivi per il Piemonte si riporta in testa come in gara 1, Ciabatti è secondo e Facca terzo. Zangari è quarto per la Sicilia ma cade subito dopo e deve ritirarsi, mentre il migliore dei lombardi è Arbini, che è solo ottavo. Cominciano ad allungarsi le distanze fra i primi tre al comando, Ulivi, Ciabatti e Facca, che invece avrebbe bisogno di avvicinarsi a Ulivi per sperare nel colpaccio del Lazio. Poi Ermini è in quarta posizione per il Veneto, con Tamai per la Liguria quinto e Arbini che sta recuperando per la Lombardia, così come Alberio, che ora è ottavo dietro al campano Tramontano. Per Manuel, Ulivi e Lorenzo Ciabatti la gara prosegue senza grosse emozioni al primo e secondo posto, pilota uno del Piemonte e l'altro della Toscana. Al terzo posto invece Facca viene raggiunto da Tamai e Alberio, che lo supereranno, quindi Tamai si prende la terza posizione e Alberio, una volta messo al sicuro il risultato di squadra, si accontenta della quarta, che vale comunque il successo della Lombardia. Arrivo di nuovo vincente per Ulivi, che porta il Piemonte sul podio. La Toscana con Ciabatti scavalca il Veneto al terzo posto, mentre Alberio, quarto dietro a Tamai, regala il trofeo Alberto Morresi 2021 alla Lombardia. Sì, sì, dai, è stato un buon weekend. Io sono riuscito a vincere tutte e due le manche, sono felicissimo. Per la squadra anche, abbiamo fatto un bel lavoro. Purtroppo un po' peccavamo un po' nella 125, ma ci sta, ci siamo divertiti, abbiamo dato il massimo e questo è l'importante. Sono molto contento della giornata di oggi e ringrazio tutti voi, tutta la squadra e tutto il Piemonte. Con 15 punti quindi la Lombardia si porta a casa per la seconda volta il trofeo delle regioni Alberto Morresi. Un successo che mancava dall'edizione 2014 per una squadra che tutti gli anni è sempre stata tra le più competitive del lotto. Al secondo posto con 24 punti arriva il Lazio, ecco la consegna del trofeo alla Lombardia intanto. Lazio che in questo 2021 coglie il suo miglior piazzamento nella storia del trofeo Morresi. Terza in volata la Toscana con 32 punti, uno solo in più del Veneto. Chiude il podio al quinto posto la squadra campione uscente del Piemonte con 39 punti. Sì, sulla carta eravamo i favoriti e i ragazzi sono stati perfetti, hanno fatto delle gran gare, abbiamo vinto due manche nella MX1, nella MX2 ce la siamo giocati fino alla fine e anche i ragazzi più giovani, abbiamo deciso di schierare una squadra giovane composta solo da junior, hanno fatto benissimo, quindi davvero bravissimi, c'è stato uno spirito di gruppo fin dall'inizio e sono orgoglioso del lavoro che hanno fatto, bravi. All'ultima manche però un po' di paura quando Lazio è partito bene e invece voi eravate tutti e tre un po' più dietro.
Sì, sono partiti tutti e tre male, però avevo grande fiducia nelle potenzialità di Alberio, di Boga e di Arbini, che infatti hanno fatto una grande rimonta e sono riusciti anche a passare il Lazio, quindi con Facca, e ci sono guadagnati questa vittoria, bravi. È stata molto difficile e sofferta, ma ce l'abbiamo fatta, e specialmente la seconda manche con Pallombini, che è stato l'alfiere che ha portato avanti molto la squadra. Abbiamo lottato anche per il primo posto durante la manche della 125. Poi per una rottura meccanica ha retrocesso, ma c'è stato il grande compagnone Felice che ha fatto il secondo posto e ci ha portato ancora avanti. Poi c'è stato un grande Facca e un grande Brugnoni che con un quinto posto abbiamo riuscito a fare il secondo in assoluto nella storia della Regione Lazio. Un risultato atteso ma non aspettato, diciamo così. Quindi è una grande festa, era inatteso e quindi siamo molto felici. È difficile anche parlare perché, come vedi ci sono molti disturbatori mi stanno mandando a staccare gli striscioni, mi vogliono mandare a lavorare. E allora vai e complimenti. Comunque è stato davvero un bel lavoro portato avanti da tutta la squadra, di tutti i tecnici della Toscana, e quindi ci tengo a ringraziare Floriana Parrini, Andrea Dello Sbarba, Manuel Beconcini, Fabio Franci e tutti gli altri che hanno collaborato a questo successo, perché ovviamente per far sì che un successo possa essere tale bisogna ci sia dietro un qualche cosa di ben strutturato, un qualche cosa di concreto, e noi ci abbiamo lavorato e il risultato si è visto in conseguenza del lavoro fatto. Quindi ringrazio ovviamente, oltre ai piloti, anche tutti i ragazzi del settore tecnico che ci hanno dato una mano, insomma, che hanno lavorato per questo risultato. Coriandoli e Spumante sul podio del trofeo Alberto Morresi 2021, che come detto è andato alla Lombardia, ma le altre regioni sono già pronte per la rivincita all'edizione 2022.